un secondo, raga. C'era beer. Boh, vediamo, ma mi sa che è già con qualcuno adesso. Mi dai in un party inaccessibile, ma... Sarà con Cinese e Snake. Perché vedo che lì con Vale, mi pare. Oh, good heavens. Ok. Età della pietra? Equipaggiamenti Mino Royale con equipaggiamenti limitati ermita maschia, ermita mischia. E non deve essere burf normale! Fanculo, anche se quella roba lì poteva essere interessante. Che canne usate sull'LSTG? Oh, non credo di avercela. La 760 o la 620? Forse la prima. Mi sembra la migliore. Mi sembra, eh. Io su una mia build ho la Non è 6,20. Non è una condizione bella. una condizione. Proviamo la 620. Ma sì, dovrebbe andare bene. Oh, mi ha invitato Razzo, vediamo se c'è lui. No, razionò, ti prego. Razionò. No. Sono entrato tutto felice, tutto motivato. Ciao Razio, ciao E ti Cucciolo. fai la tocca Buonasera. piano. Non ci ho fatto somma. Ciao Ecco. Brando. Ciao. Ciao. Allora, dai, siamo pronti? Amore mio, Wether, dai. dai. Wether non lo saluti, maleducato. Maleducato. Wether. Sera. Volete far comunicare? Cappello chiama Brambo, Brambo torna indietro, sono Concini! Ah. Ah Merda! Va, scusa, vai. Sono Concini, là. Va bene. Scusatemi ragazzi, io pensavo che fossi... Lo conduco, ho detto ah, momento. Prendo il posto anche per Cini. Salutami Cini allora. Mandami un bacetto da Va parte mia. benissimo. Gli darò un bacino con la lingua da parte tua. Sì, proprio quello. Wow, Allora, te ne passo, Ci ragazzi. sarebbe uno, Too raga, much. comunque. Ciao, belli. Vediamo Ciao, un po'. ciao, ciao. C'è forse Smadonno. Vai, invita Smadonna. Paramollo. C'è Marian? Aspetta un attimo. Perché me lo dà online di qua? Ma non me lo dà. Ah sì, me lo dà anche di qua. Vabbè, vediamo se viene Marian. Invita te Ehi, Smadonna. Scefalo! Niente. Come va? Niente, chef non saluta. Mette il like ma non saluta. Maleducato. 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 Solo i piedi non mi bastano, voglio di più. Ecco. Iniziamo bene. Vabbè, dai, possiamo startare così intanto che aspettiamo qualcuno. Dai, randomino. Dai, un attimo. Dai. Sì. Francesco, grazie per il like. Forte nelle tue mani. Hm?
forte o è forte nelle tue mani? Che cosa? DMR. Sì, dai. Boh. Un altro Francesco, signor Rella. Con il like. Attenzione. Ciao Marian e Matteo Martini con il like. Wow. Pista Poci per cortesia. DMR? Sì, stavo provando il DMR perché con prove di ferro il DMR, vabbè, lì è un po' sbroccato perché i semiautomatici sembrano fare più danno. E niente, l'ho provato. Ci sta, ci sta. È fattibile il DMR. Ovviamente, ragazzi, non è un'arma OP. Tetto sotto tetto. Tetto, dai. Wilder, è un po' che non giochi, giusto? Sì, da un po'. Più Vanguard. Ce n'è uno dietro, Wilder! Aspettato. Non toccarlo! Ti tocco! Ti ho lasciato giù un'arma, prendi pure. Grazie. What? Beccato. Un altro. C'è una mitraglietta da prendere. Uno sul tetto. Tetto piccolo. A me. Sto arrivando. Fatto. Uno shot, uno andato giù, andato giù, andato giù. No. Qua da me. Sopra, piano di sopra. Uno qua sotto. Su di me, rotto. Copro padre stronzo. Ok, grazie. Per un attimo mi sono cagato. Che paura, ragazzi, quanta gente c'è. Facciamo sto loadout, vi prego. Fatelo down. Ma Raginisa, ma quanti siamo stasera? Ma come mai tutti qua? Non c'erano in live? No, è venerdì. Ah, è vero, bastardi di merda, brutti stronzi. E io che scherzavo. Ma sì. No! Cosa ho messo? Ma ha fatto 5 kill. Ma sei fuori. Ha messo un'arma orribile, ragazzi. Ho bisogno di. Io c'ho una cassa muni, se ne avete bisogno. Ah, io non voglio munizioni per quest'arma orribile. Primo preso. Aspetta, Brambo, sei da solo. Lo palpeggio tutto, coprimi mentre lo tocco.
Meglio tu che Ren, lui fa schifo a code. Qua. Vedo, la gente sta iniziando a comprendere qua come funziona. È sopra, è sopra. Adesso saliamo. Pronti? Andiamo. Alla... muretto. Io voglio provare ad andarci. No! Che paura! Ragazzi? Hello? Ah, madonna ragazzi, ho avuto un inferno. Cos'è successo? Cos'è successo? Ma cos'è successo? Non lo so, ho trovato un nemico davanti e mi è crashato il gioco, mi sono spaventato. Aiuto! Ah, datemi un attimo, di pausa. Che cosa vuoi che mi inviti? Mi fate sbagliare! Ho sbagliato a invitare, scusa! Codo! Merda! Codo come un riccio! Merda! È un susseguirsi di casino, cosa sta succedendo? Allora, Brambo, butta fuori uno Sceptum che invitiamo Cini, dai su, no. Uno Sceptum? Uno Sceptum? 50 euro a persona se vuoi giocare, forza. No, no, no. A me c'è Francesco con le 1000 pista. Così. 1000 stelle. Raga, niente, così dal nulla. Cini, ma lasciate indietro. Addio, ragazzi, addio. Ragazzi, m'ha piccato uno, ho avuto schermo nero, ho detto no, 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 ora non crashare. Stavo facendo un bello. Ragazzi. Ciao. Stavo giocando bene. Non ci credo. Vabbè, dai, riproviamoci. Povero nostro compagno, magari è rimasto da solo. Ti immagini, è lì da solo che fa. Ragazzi, aiuto! Si è trovato da solo. Adesso devi mandargli la foto dei piedi, Tef. Pista, scrivimi in privato su Telegram che ti mando i piedini. Oh Madonna. Tanta roba ai tuoi piedi. Tra l'altro, in questo momento c'è un piccolo bug, io che vedo due volte i messaggi, quindi ho visto due volte la donazione di 1000 stelle da parte di Pista. Così. Mi sono cacchetto per un attimo, ho detto minchia, subito, così. Aggressivissimo il Pista. Posso fare anche a meno, grazie. Ma no, 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 non dire così, dai. Solo perché ne vuoi altre 1000. No, te lo posso anche far vedere se vuoi. Infatti appena ho visto, ne ho viste 2000, ho detto minchia, 2000 così a vuoto. Aspetta, vediamo se riesco a muovere la webcam senza fare casino. Vedi che leggo due volte lo stesso messaggio? Basta giocare. Prepararsi al lancio sulla zona di guerra. Non riesco a capire se sia storta. Tetto, tetto, tetto. Tetto.
Tetto di cosa? Tetto di cosa? Ah, si unisce, fidati. Abbi fede. Quella merda dell'innominabile sotto i 3000 ti schifa? Ma io ho ringraziato anche per le 10 stelle che mi mandavano per farmi cagare in mano durante gli horror, non so se è presente. Perché quelli lì, tra l'altro, sono gli alert che userò dopo se faccio lo, se porto quell'horror lì di cui vi parlavo, di cui parlavo sul gruppo sostenitori. Un team. Sì. Aspetta, quello me. Oh, davanti a noi, Welder. Arrivano. Sono qua sotto. Quelle armi del loadout, l'ho visto. Felici di averti qui. Non mi ha pingato nessuno qua. Quindi potremmo anche fare un loadout, se volete. Vabbè, tanto io sto lì, non è. Ma dov'è? Ok. Beh, che dire, non c'è male come inizio. Oh, c'abbiamo un Lodi. Andiamo. E uno qua che gira. Ah, non c'è la. Andiamo su. Sopra, sopra, sopra. Corri, corri, corri. Aspetta. Una cassa. Ah, ma ce l'ho già i soldi io. Io non sento Nicola. Su di noi, no, camper de merda. Dove cazzo sono comparsi questi? Due. Uno. Sì. Sì, Welder. L'ho mutato, cazzo. Uno. Uno è sotto di me. No, mi sono incastrato. Da tende. Che non ho visto male. Vai dentro. Agaci. No. Chiudi la porta, vabbè. Agaci. Io cavolo che grazie. Stavo solo cercando di chiudere la porta io in tutto questo. Godo! Fai schifo! Sulla Tu sei kill. Lo stanno pushando. Pushano, Wilder, pushano, Wilder. 5 secondi, Wilder. Trattato uno. Bravo, bravo. In arrivo.
Arrivo, Welder. Sono in tre te io. Io ho chiuso sta porta però. Resistete raga, bravi. Stracciato. GG. Sicuro sono ancora qui a camperare. Cambiamo posizione, ce la facciamo? Aspetta, aspetta, aspetta. Siamo solo in tre noi, eh. Beh, dobbiamo essere aggressivi. È caduto sul tetto di noi. Rocco. Va bene. Serpentino del cavolo. Qualcuno... piastre! Questa piastre! Mi chiudo in bagno! Basta! Atterrate in quella casa, raga, andiamo. Qui. Figa, camper del cazzo. In cima alle scale dietro, subito in cima alle scale dietro. Un altro davanti a voi? Io ho fatto quelli dietro. Vieni qua da me. Se uno fa la sub può non avere i piedi di Brambo? Sì. Mi piace un sacco questa pistola. Sì, dopo di 2 settaggio, è la pistola di Cold War. Però a pista devi fare la sub per non ricevere i piedi. Perché so il tuo Telegram. So qual è il tuo Telegram, ID. Ni sta camperando. Senso di sub. Minchia, il rumore della sub. pista con la sub. Attenzione, un applausone a lui. Signor pista. Adesso mi sento più sicuro. Mister VPN, come sta? Andrea con like, buonasera. Vediamo chi sarà il nostro quarto. Non c'è nessuno? C'è qualche infame che viene a farsi un game? Io la seconda nell'STG comunque. La seconda canna. A ver se c'è pista. No. Quella sera va bene, ma. Stavo giocando e mi sono preso.
dai, Johnny, ti prego, entra. Viene. Vai, vai. Qualcuno ce l'ha tra gli amici, Johnny, che io non so se ce l'ho. No, io non ce l'ho. No, io non ce l'ho. Come ti chiami, Johnny, che ti Però invito? lo trovo. Just spam, però. Non me lo fa invitare. Attiva crossplay! Attiva cosplay. Ah no, lo posso invitare io. Sì, siamo amici. Ah, è vero, sì, siamo amici. È vero che siamo amici. Buonasera. Ciao Johnny. Buonasera. Sono andato a prendere un po' il Invece mi sono cagato sotto per il rumore della sub che non mi aspettavo. Dall'altro. Mi ero dimenticato che era quello il rumore della sub più che altro. Ma che bello. Vabbè, lo fanno. Tra l'altro mi sa che devo mettere anche per le sub regalate, perché non so se funziona su quello. Credo ci sia quello base ancora. Perché è un po' buggato Streamlabs. Cambialo subito. Copriamo subito. Scopriamo subito, no? Ecco, allora arrivo a donarle. Non donare sub, le dono a mio fratello, che tanto. Poi paga Un me, quindi. centesimo. Poi paga me, a me arriva il centesimo per ogni sub. Allora, io ve lo dico. O 5 c'è. sub. Porca puttana. Io mi aspettavo una sub, invece Dio caro. Perché Johnny? Così non li do a tuo fratello. Ah, allora va bene, Bravo! dai. GG Johnny, GG! Mi vendi più tu. Io poi sappi, io sono onesto. Io ho ancora la tua skin in forma gigantesca con la tua bella parrucca in camera. Oddio. Anzi, in cameretta, perché l'ho staccata a casa dei miei, così fai ancora più bella figura. Potarca. Cheater, 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 ti seguo, ti seguo, ti seguo. Ah, guarda che cheater. Boh, Johnny ogni tanto deve flexare un po' che. Tra l'altro io tra l'altro te l'ho regalato, tra l'altro il foglietto col mio bacio sopra. Quello con su scritto VPN. Sì, ce l'ho. Non dirmi che ce l'hai ancora, Madonna. Ovvio. Io tengo tutto. Oh, è arrivata a Tracy la sub. Incredibile. Pista, perché? Capo. Cosa sta succedendo in questa live? Perché sono arrivate altre 5 Capo. sub? No, vabbè, sfida. Così. No. Aspetta, Datemi allora. tutti una Ciao. cazzo di calmata, ok? Calmiamoci. Allora, muoio prima e poi dopo vediamo. No, state buoni. State buoni. Oh, oddio. Ma Che ci poi sono stati aggiornamenti? come lo spiego al fisco tutto questo? Non glielo spieghi. La sala ha risposto, però non è il computer. Si evade. Non si dice, però. Non si dice ma si fa. Dissociamoci, ovviamente. Sì, ci dissociamo. Ragazzi, non evadete il fisco, eh. Che paura! Vabbè. Prima. Ti stavi fatto anche bastardo. Era per terra, che merda. Porca puttana. Perché Arriva con poi fa l'ultimo. strapaura quel rumore lì. Da un momento all'altro sento gridare. Sono in due, sono in due, sono in due, sono in due. Mi ha fatto. Uno da me. Arrivo. Arrivo volante. Uomo bellino. Sempre lì, primo piano. Dalle scale.
nemico ti sta braccando. Ma vaffa. Una terra. Arrivo. E l'altro c'è, l'altro ce ne sono due, tre. E merda. Flashbang. Terra. Vado. Arrivo. Arrivo volando. Lì. Arrivo. Torno giù adesso. Arrivo anch'io giù. C'è un soldato nemico. Mi atterra uno dietro. Che paura che mi fai. Mamma mia. Oh cazzo. Qua. Vai, deve essere un altro, arriva. Sì. Ma non so da dove. È dietro. Qua. Oh, arrivano. Lo so, aspetta. Sono due. Arrivo, volo. Io lo prendo da sotto, questo. Ci ha pensato qualcuno come me. Ah! No. Per onore. Ho un contatto. C'è un altro da tende, forza. Nuova zona sicura per. Arriva da tende. Ah, su di me è rotto. Nico infame, per te solo le lame. Ma camper sta la tua mano. La tua mano. Camper. Ragazzi, stiamo combattendo qua da mezz'ora, tra l'altro, bellissimo. E tra l'altro se fosse il test. Ma io faccio una bella roba. E di nuovo atterrato qua. Vai. Sono lì dentro comunque. Andiamo, andiamo a trovare i nostri amici qua dentro. Dove sono? Aspetta, vado a raccattare i due. Non fate più i furbi, eh. Dove siete, strozzi? Venite qua. Vado a prendere l'odio, aspetta. Arrivo. Andiamo, andiamo. Aspetta, sali Welder intanto. Mi piastro un attimo. Chi è che mi compra il mio piastre? Io ti do i soldi, ma non ti garantisco di aver niente. E chi è che suona? È la guerra dei mondi questa, non è un clacson. Ci siamo? Vai. Siamo. Un missile e moriamo tutti, ragazzi. Vai, ci sto. Ho una mina anticarro. Oh, raga, ce n'è un altro. Vai, dividiamoci in due. Vai, 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 Welder, Welder, sali, sali. Welder e spam, andate. Andiamo. Guarda qua, in volo a destra, in volo a destra. Ok.
Vai, vai, continuiamo, continuiamo. Spero di non incontrarvi contro il lobby. Devi proprio scappa, scappa, bombardamento. Au. Che stronzata. Stiamo facendo perimetro noi. Oh, aspetta. Raga, buttiamo giù il loadout. Vabbè, rifacciamo il giro. Ma sì, dai, rifacciamo il giro. Anzi, saliamo qua a sinistra, vediamo. Dovrebbe esserci una stradina. Oh, va che bello. Occhio al occhio al dosso. Ciao, grazie per il like, Aldo. C'era gente qua sotto, eh? Sì. Se vede arrivare due camion sono loro. Sì, ragazzi, dovete aver paura. Via, 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 sto cadendo. Aspetta, ma ci passo qua? Chi? Ah, tu la senti, io no. Ma raga, ma sono tutti barricati in casa. Oh, qua davanti, al loadout. No, no. Al loadout, a sinistra, è salito. Lo vedi il loadout? Vuoi vedere come si fa? Si fa così. No, dobbiamo scendere. Vabbè. Perché dovete scendere? Siamo incastrati. Siete degli scemi. Arrivo a prendervi, va. Venite su. Come l'avete incastrato? Dove... Come avete fatto a farlo arrivare laggiù? Non è possibile, ragazzi. Oh, ragazzi, la finestrella di prison. È quella dei bagni. Ah, ok, la safe è di qua. Andiamo. Questa cosa non dovrebbe essere possibile, ragazzi. Ciao, Alfio. Sono qua, raga. Sono qua dentro. Sono qua dentro. Sì, sì, adesso facciamo così. Anche sopra, occhio. Paura. Niente, ti cadono sopra adesso. Un Lodi è sciolto davanti a noi. Sì. Vente qua. È vero. Chissà se faccio così. Oh, sono sopra, sono sopra. Preferisco prendere l'arma. No, mi ha fatto. Arriva. No, mi ha fatto cadere. Qualcosa è stato in aria. No, ma mi hai schiacciato tu. Come ti ho schiacciato io? Non è possibile. Che cavolo. È arrivato qualcuno, è arrivato qualcuno anche. Non c'è la guida amica. Sicuro, mi ha schiacciato qualcosa. Qualcuno di voi ha delle piastre? O siamo senza? Anch'io stavo per dirlo. Io no. Siamo nel... siamo nella merda. Vai, pusciamo qua sotto. Non abbiamo niente, raga. Avevamo un camion prima. Oh, ma se la vince. Ma cosa? Dimmi che questo non ha lanciamissili di loadout. Figa, che Dio caro, c'hai la dignità di un tostapane. Ti sei anche ammazzato. Vabbè, dai, raga, è stata una bella partita. È stata interessante come partita.
Carica di emozioni. Se ci riusciamo però. Ah, però ho le mandi fotte dei piedi, aspetta come. Johnny subito si è attivato. Ha letto un messaggio che abbiamo mandato tipo 20 minuti fa. Non so come faccia a leggerlo ancora lui. Oh, c'ho la connessione. C'ho la connessione, meno male che ce l'hai, vorrei dire. Ah. Guardate, solo per voi, senza felpina, solo maglietta. Ciao. Oh, salve. Oh, che bello le spalle. Oh, che bello questo. Peter, mannaggia a te. Johnny, ma porca puttana. Ora che mi hanno schierato il profilo. Eh sì. Gli dico di non mandare altre sub e ne ha mandate 10, figa. Mannaggia te. 10 sub, 15 sub. Solo per challengeare il povero pista così. Bastardo di uno. Allora, io direi un posto sicuro. Un posto sicuro, qua. Un posto sicuro. Che cazzo ho pinchiato in mezzo all'Oceano Pacifico? vabbè, Johnny. È sicuro, sicuro. Alla ricerca di Nemo, praticamente. Che poi è tristissima la storia, raga. L'ho rivista l'altra sera con mia figlia. Oh, ma siamo tutti noi! Oh, no, non fatemi morire così! No, ci sei tutti noi! Te lo dico, mi tocco e mi butto, ciao! Ma sono morto di nuovo, ma che cazzo! Alfi è diventato sub con la sub regalata. Mi hanno fatto. Ah, ma siete morti tutti. Non l'avevo notato. No, ma sei ancora in chat, pensavo fossi andato a vivere. Ci c'è tutti, raga. Francesco Rella manda. Scusa? Ma hai mandato al 10 sub anche te? Ma. Certo. Cioè, quello là gli ha pure risposto. Cioè, non è che dici è finita lì. No, gli risponde anche. Questi qui stanno litigando. Vabbè, oh, no, cioè, nel senso. Diciamo le cose come stanno. Non è che ci si lamenta, Sono già nel gruppo ero sub. È vero, rimuovete Alfio e rimettetelo. Perché deve sentirsi chiccato fuori. Sì. Bastardo di uno. Vaffanculo, cioè. Per allenarmi, poi si farà sul serio.
brutta persona che mi attacchi da dietro. A me mi hanno investito con la macchina. Ho visto! con che felicità gliel'hai detto? Ti ho visto essere investito da un'auto, yeah! Infame. Sì, ho visto! Anche a me un attimo, è vero, anche a me. Non lo sbattere fuori, che io non ho i poteri per farlo entrare. Welder è mod, mi bannerà di sicuro. Sì, stai attento, Ah, ma Welder sei mod? Oddio. Sì, è il mio moderatore. Insieme a Tracy. Allora, solo per capire i limiti. Solo per sapere, no? La Mike è qui. Quali sono? In realtà non ci sono. Tumor, no? Evitiamo quest'ora, iniziamo mai. Di per sé non ci sono limiti. Io il Black Humor lo apprezzo, ma so che molte persone si offendono per alcune questioni. Alcuni battute particolari. Ok. Ti ho vendicato! Chiunque fosse! No. Volevo lanciare il bombi e non ce l'ho fatta. Sta arrivando un nemico! Attenzione in alto! Raga, sotto è pieno, vorrei solo dirvelo. E non dirmelo. Le armi. Vabbè, non te lo dico, allora non c'è nessuno, vai tranquillo. Grazie. L'arma, fidati di me. Arrivo volando. Avevo un grappolo in mano. Cazzo di arma monouso del cazzo. Ma non possono, è illegale le armi con solo proiettile. Anche a me lo dicono, oggi al lavoro me l'hanno detto che sono proprio una bruttissima persona, perché faccio Black Humor. Sono due team che si stanno fightando. Dove sono morto io, sono una terra. I torcioni. Niente. È pieno. Sono almeno arrivo. Ma qua non c'è niente. Sempre sì. Provo ad andare da un'altra parte io intanto. Eh sì, infatti io direi qua. Ah, andiamo a cambiare posto. Ma aveva pure due piastre, come ha fatto a farmi? C'è gente qua pure. Giuseppe, grazie per la condivisione. Dai, come cazzo ha fatto? Come andiamo? Non andiamo più lì. Cambiamo posto. Rimani soltanto tu. Sopravvivi per far rientrare gli altri. Forzi sono in arrivo. Arriva. Arrivo. Di merda. Ma botto lo dice qualcun altro. Merda. Arriva. Passa in avvicinamento.
No, mi ha trovato. Sei una bruttissima persona. Mi toccano gli uomini a terra. Non si tocca. Stanno già strisciando. Cosa sto sentendo? Non si toccano che cosa? Scusa? Gli uomini a terra. Senti queste cose qua che fai il sabato sera, tienitele per te. Sì, ma che cacchio è adesso? Io sto impazzendo invece, mi stanno inseguendo da almeno un'ora. Vabbè, io ci provo, anche so che è... Giovanni, grazie per il like. Dalla nave, mi hanno fatto dalla nave. Sì, sì, è andata davanti. No, 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 non venire, tanto mi spaccio io. Penso io. E mi sparo uno stronzo da dietro. Il ratto. Ratto del cazzo. Sì, era sul loadout, fermo. Chat di testo offensiva, sto segnalando una parte. L'ho segnalato così. Ti ha scritto culo. Così. Lo segnalo per maleducazione. Oh, ma l'altro giorno stavo facendo male. E uno mi ha... Non andare sul load di Welder, ti stanno camperando da dietro. Troppo tardi. Mi ha detto che mi mandava la polizia della Repubblica Ceca. Ciao Darella. Ma vero? Mi va sto malissimo. Madonna. Comunque, cosa facciamo? Continuiamo qua o andiamo sull'horror? O, cioè, nel senso, volete che continui con un'ora qua? Chiedo un po' a tutti, anche con chi sto giocando. Fino a che ora stai? Non pensavo di fare fino a tardi, ma se volete faccio fino a tardi, visto che... Ma sì, fai fino a tardi. Ma sì, facciamo fino a te. Io che volevo fare quelle cose tipo dormire. Ma che cazzo te ne frega? Che serve? A cosa ti serve dormire quando puoi fatturare? Io fatturo anche mentre dormo. Guarda, sentilo che uomo, sentilo che uomo, mamma mia. Stai sgocciolando proprio testosterone in questo momento. Le piastrelle. Ma che cazzo. Mo gioco, guarda, mo ti segnalo così a caso. Non ti accetto. Sono un fenomeno. Facciamo mattinata, ma voi siete matti, ragazzi. È uno che mi becca così. Adesso ti vengo a prendere. Sta arrivando un nemico. C'è uno, raga, che è un mostro. Zona di guerra. C'è uno che mi ha preso non so da quale distanza. Ma dove ti ha preso? Ora. Va tenuto. Si dice ma non si dice. Si dice non dicendo nulla. Io stavo scherzando, sono vecchio, ormai già sto dormendo sulla sedia. E allora perché mi dite fai mattinata, fai nottata, se poi alle 10 state già dormendo? 20 minuti fa vuol dire. Ops, non mi sono lanciato. Ops. Tu anch'io. No, arriverò un po' lì. Ho sbagliato tutto nella vita. Thank you.
Oh, oh, sono un supereroe. No, come ha fatto? Ti ho vendicato. Perfetto. Arrivo. Vabbè, è stato lui, va. Non va niente, me ne vado. Oh. Entra, mi sa. Entra da dove? Fatto. Devo un attimo piastrarmi. Poi ci sono di... un po' meglio di no. Ho finito i colpi. Un tuo alleato è appena rientrato. E non lo vedo. Oh no, ho sbagliato, ho aperto qualcosa di nuovo. Di nuovo. Ho un'altra opportunità per fare la differenza. Guarda che sotto. No. Difendi le armi, sono bellissime. Sì. Le priorità. Arrivo. Armi. Solo quell'arma che avevo trovato. Sono attivato. È sul tetto. È dietro di me, aspettavo. Ma che camper schifosi. Raga, due a braccettino su una scatola. Ma dov'è? Sta abusando della skin di merda. È lì davanti a te, Nico. Ah no, raga, era dall'altra. No. Cioè, veramente. Era in piedi su una scatola e non si vede perché c'è la skin scura. Cioè, io veramente non capisco perché continuano a metterle. Che bravo, ho fatto. Che forte, Johnny. Che soddisfazione. Cosa c'hai? Eh? Cosa c'hai da ridere? Ho fatto più kill. Ma vaffanculo. È felice, non può ridere. È stata una giornata lunga e faticosa. Ma va a cagare. Quello che fa i soldi dormendo si lamenta di essere stanco, non lo so. Dice, ho lavorato tanto. Fai tu i soldi mentre dormi. Non fai un cazzo, cioè. Forse non devo dirlo che... Ah, ma quando vuoi assumermi, cioè io accetto. Non faccio domande. Ti salvo io. E loro dicono ok, va bene, a parte che... Questo stava avendo un'accesa discussione con qualcuno riguardo a qualcosa. E datemi il voglio lo porto. Il fattore San. Segnalo. Sì, a posto. Non mi piace il tuo nome. Vabbè. Ci sta. Bastardo, non ci proverai mai più a sparare mentre sei in volo, eh. Abbiamo pure la locomotiva qui con noi. Torna da lui. Devo scoprire di cosa stava discutendo. Vado a cercare il ragazzino che in pre-lobby stava discutendo con qualcuno per capire di cosa stavano parlando. Mi faccio uccidere e gli chiedo, ma di cosa state parlando, scusa? Sarebbe bello iniziare una conversazione così su Warzone. Cioè tu continui a uccidere il tipo che c'hai davanti
per mandare avanti la conversazione. È tipo telefono senza fili. Bene. No, bisogna farlo. Una privata si fa questo, ragazzi. Diamo una parola che deve arrivare a Ren. Ma puoi andare a fare in culo. Dietro? No, vabbè. Laggato proprio adesso. Segnale. Uno sopra di me. Arrivando, ti aiuto. Quindi mi sa che scappo. Niente, ha detto da dietro, che merda. Anche tu che prendi i nemici da dietro, vorrei dire, eh. Un po' di decenza. Sopra. Arriva. Il detto piccolo. Il detto piccolo. È appena atterrato sul detto piccolo. Scorreggia aerea buttata a terra, ragazzi. Ah, me lo pingava in cielo sopra il barcone. E non abbiamo ancora i soldi per il lobby. Sto facendo casino a nave. Oh, occhio a spammare il messaggio, Tracy. Posso non bloccarti per quello. Arrivo da voi. Soprattutto se scrivi Brambo manda foto di piedi. Ti sospendono a vita. Occhio, oh, abbiamo i soldi. Nico, ti lascio quei soldi, eh. No, arrivo, lo dice qualcun altro, devi essere qua. Hai capito? Subito. Sai più cosa? Per dispetto faccio questo. Li ho messi qua, sono qua, guarda, sono qua. E qua. E qua. E qua. E qua. E qua. Arriva qualcuno? Sta arrivando pure gente. Veloce! Oh, lo vedo. Ne uno qua, raga. Fatto welder. Uno sì. Ci stanno per pushare, vogliono la noce. Vengo sto con voi. Abbandonatelo al suo destino. Ricordatevi, cercano solo lui. Massimo, che si fa? Qual è il problema? Identità del bersaglio confermata. Muoversi. Soldi. Oh, sono attivato il disturbatore proprio qua. Abbiamo minaccia 3, tra l'altro. Tutto ciò. Comunque, volevo solo dire. Vuol dire che c'è qualcuno qua sotto?
a terra, ne ha fatto un altro dalle scale. Ce n'è uno a terra dietro il muretto di tempo. Ha fatto, l'ha confermato. Allora vado dal Prolodi. I rinforzi sono in arrivo. Rinforzi. Ah? No, c'è gente, c'è gente. Arriva da qua. Mi ha fatto con un cazzo di cecchino. Cos'è stato? Non lo so. Ok, là. Raga, cos'è stato? Sento un rumore stranissimo. La mia tastiera fa casino. Aspetta, allora. Ma come ha fatto? Ma no, vieni qua, bro. Io ho qualcuno da destra. Ci sono almeno in due. È rotto. Ne arriva un altro. Non l'avevo sentito. Nella sera fa troppo casino. No, l'altro Lodi. No, sul Lodi c'è gente, mi ha pingato due persone. Non fare così. Ne ho fatto uno. Sul Lodi. Allora, prendermi il Lodi e andiamo a ritoccare quei due là. Un'altra opportunità per fare la differenza. Là, prezzi delle stazioni di acquisto. Bombarda su di noi. Muoio. Mi chiudo in bagno. Una siringa. Dammi un attimo. I vagoni spenti. Ma perché devo scrivere sta roba? Oh. Mi sparano invece da casa sotto. C'è gente, c'è gente, c'è gente. Ne ho atterrato uno. Tornati. Non sopra, quindi. Un'altra. L'ho preso a sberle, che ridere. C'è un'altra casa della morte. Oh, RPG, rettato un po'. Troppo più mitraglietta, raga. Oh, da davanti, raga. La casetta qua davanti, però. Oh, no, 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 qua, qua nell'angolo. Che merda, ma guarda che schifo. Fai proprio schifo, voglio giocare così. Camperati nei bagni sono. Sono proprio in due camperati nei bagni, eh. Nicole e Riccardo, grazie per le like, ragazzi. Ma siete entrati tutti là dentro, veramente? No, io sono. No, no, c'era un altro nel bagno lì davanti. Erano camperati in due, cioè proprio uno da una parte e l'altro dall'altra. Due ratti schifosi, pure italiani, guarda. Ma poi questo ti è proprio messo. TikTok. Cioè. Bravo, bravo, fai le clip su TikTok che camperi nei bagni. Eh?
Sappiamo tutti cosa fai nel bagno mentre sei lì, vai. E tigi 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 tigi. Che uomini di merda che siamo, però. Però vabbè, oh, dai. Un po' se lo meritano di essere insultati, che sono lì che vanno gigidi nel bagno. Ma poi cosa fai? Cioè, ma che razza di gioco può essere mettersi in quella... Ah sì, ma come ti diverti poi? Sei camperato in un bagno a fare tigidi. Che ridacchia quello. Sentilo, è il gregna. E tutto ciò tu hai sdraiato dentro la vasca e ti sei... Cosa? Scusa? No, Johnny, io mi dico. Johnny? Johnny? No, ok. Diciamo che no. Aspetta, come ti fa a fare la registrazione della partita? Ma facciamo di nuovo. Giocano con il rubinetto del lavandino nel bagno. Ma sì, ma è il loro controller. Cioè, loro riescono a giocare così. Ma come mai siamo usciti in lobby? Non ho capito perché ci ha portato qua, tra l'altro. Grazie, gioco. Sì, lo so. Sì, allora. Però io non ho fatto questa cosa. Cazzo ti ridi, te? Cosa c'hai da ridere? A livello 22, dico veramente. Ma vaffanculo. Ma vaffanculo. Comunque, veramente, la storia tristissima della mia vita è stata che dopo un mese e mezzo che non giocavo ho scoperto di non star schiacciando il tasto per lo scatto. Ero convinto. Ma nel senso che è da mo che giochi senza lo scatto che l'hai scoperto adesso o che è perché non stai giocando e non te ne sei accorto? Fosse un altro tasto, invece ho poi rivisto i controlli perché stavo modificando due cose, visto. Ah, era quello. Da quanto tempo è che non scatti, scusami? Dai, quando gioco. Ma come? E dicevo che era un po' lento ogni tanto. E ci credo. Dicevo che era qualcosa strano. Facevo le scivolate, quelle sì, ma adesso di no, dicevo, ma... Ah, non si capiva dal segno. C'è una bestia. C'è una bestia che mi ha preso al volo per due volte. Eccolo. Quello che sta sparando a me adesso, mi sa. È qui. Netflix zone. Utilizza trucchi. Un po' che non se ne andavo così tanti giocatori. Ragazzi, io vado a camminare un po' sull'acqua, ciao. Niente, così ogni tanto mi piace. Apri le acque. Sì, esatto. Ogni tanto mi parte il Gesù così. E non è la bestemmia. No. E avevo. Ora non fare troppo baccano che vado a lettargo un paio di rette guardando la live la mia locomotiva Nicolo stanchi che gioca. La tua noce. Di solito è Dora che cammina sull'acqua. Notte, Marian, fai i sogni d'oro, ti auguro di sognarmi intensamente. A piedi nudi. A piedi nudi, vero. Mi ha insultato questo, in qualche modo, non ho ben capito. No, chi è che mi ha fatto? Ma dove eri? È quello che ho segnalato, raga, è quello che ho segnalato. Da dove sei arrivato con quest'arma? Segnala per trucchi. È arrivato con loadout. No? Ancora lì l'avete fatto? Raga, possiamo fare l'oddi se volete. Dobbiamo. Quella roba può tornare utile.
Qualcuno di voi è inflessibile? No, chi è che ha pingato quello? Vado a prendermelo. Vai, prende. Vediamo un po' di armi avevate, questo è bello. Questo qua chi? Oh madonna. Ma dove? Sotto. Sotto ragazzi. Ho un lanciamissili, aspetta. Ma siete dei cattivoni, eh. Oh, qua davanti a me. C'è un altro. Neanche il tempo di prendere. Ah, no, mi sono bloccato. E qua la casettina? Casettina dello shop? Sono nella casa grande? Sì. Usciamo. Uscito. Uno. Oh, ma questo non è un compagno! Palpeggiami tutto! Arriva, 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 arriva qualcuno. Da dove? Oh, da qua sopra! Io caro ti slamo! L'ho coltellato! Mi sono proprio andato stracattivo col coltello! Oh, cazzamuni, che figo! Maschera, molto bene, o tu? Oh, qua sopra. Mi stanno sparando. Si vede una sega, raga. Da qua sono anche. Mi sposto, me l'hanno detto. Under fire. Rotto. Ha missato. È scarso. Cazzi. Pusha, pusha, pusha. Sceso, sceso. Se vai della buonanotte così vado a guardare. Ui, non t'azzardare, pista. È andato su. Mi dire queste cose. Maleducato. What? Dal tetto, m'ha fatto. Pusha, pusha sotto, non esce. Qua, 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 mi ha fatto anche a me. Aspetta, aspetta. È sceso, è sceso, è sceso. Mi stavo piastrando. L'ho ucciso con la mia arma. Sei tu col BPSH? Cazzo ti ridi? Quell'arma di merda, figa. Oh. Scarto, devo prendere l'arma proprio per peggiore per gli scarti. L'arma peggiore degli per gli scarsi? Un cheat. Un cheat engine. Metti a... Aspetta. Comprati l'input. Aspetta che gli attivo. Ah, che ha tutto. C'ha tutto, c'ha tutto. C'ha le chiavette pronte. Aspetta, ma no, tra poco chiamo anche qualcun altro che giochi. Niente, c'ha Savi nell'armadio, c'ha. Così. E viene a fare una partita. Subito. Ovvio. Non è che gli dico vieni, gioca. È molto, molto semplice. Gioca. Bloccato. Cosa bloccato? Ciao Cesa. Che c'è da? Gigi Erbullo. Ti prego, no.
sì che sei speciale. Flamingo Frank. Ancora un po' raffreddato? Sarà ammalato, Cesa. Quella voce sexy. Tutto bene, tutto bene. Sta pingando questo. Ha sbagliato tutto, raga, ha sbagliato tutto nella vita, ve lo dico. Sì. Non c'è nessuno. Ci servono soldi. No, attendemi, sai? Qualcuno attende. Vabbè, allora moriranno lì. Ci abbiamo un loddy. Abbiamo un loadout anche, ragazzi. Sì. Lasci i soldi. Non ho niente di soldi. Sono povero. Sì, sì. Volete... io ho un loadie, uovo? Dice uovo. Lancio uovo? Uovo? Se facciamo prima bene la cosa. Tutto preso? Sì, sì, andiamo. Ragazzi, lancio uovo? Lo lancio. Tiro, tiro perché mi sa che non prende. Ma non va comunque tanto. Andiamo a fare quei due. Oh! Era il piano di sotto. Vabbè, saliamo, sento, dai. Mi sento. Sento. Sono tutti sotto. Anche ci serve solo. Sono sul boccione, ok. Sì. Ha tirato uno anche a tua torre. Fine della morte. Sono una fucking beast, che devo dire. A sto giro non mi potete dire nulla. Io ci avrei messo due uova. Due uova. Beh, fate tutto voi, io vado a farmi il primo. Oh. E te ne ha tirato uno lì. Hanno appena fatto... ecco. No, c'è la taglia. Mi ha pingato qualcuno in zona? Sono sotto qua preso. Dall'altra parte. Pingato dall'altra parte, raga. Avevo capito. No. Ok, allora salgo su da... ma chi è che spara? Raga, ma c'è già qualcuno sul tetto di avversario? Aspetta. Sì. Ho visto un'ombra sul tetto. Ah, raga, è qua. Uno sopra di me. Qua dietro di me. So, toccami. Sì. Membro della squadra in rientro. Arrivo. Uno mi segue. Oh. Che cazzo è che mi numerava? Oh. Da qua. Dalle cucine. Craccato. La torre di comunicazione nell'area aggiorna il nemico sulla vostra posizione. Io ho coraggio, se volete.
Sì, che sono senso. Raga, crossano lì davanti. La casettina. Aspetta, aspetta. Ne ho atterrato uno. Uno qua accanto a noi. Se ne è atterrato uno là. Ah, ma non sono le mie armi, Cristo. Come sparano questi? Sono dentro la casettina. Erano sì, lì. Aspetta un attimo a vedere. Fanculo, è quella cassa di merda. Ma dentro. Ah sì, eccoli, eccoli, è vero, è vero. Ho visto, ho visto. Uno grotta. Uno crackato, uno terra. Quello a sinistra è crackato. Andiamo Walter, andiamo Walter, andiamo via. Uno è sotto di noi. L'identità del bersaglio è confermata. Muoversi. Oh, mi hanno mirato qua da. Sono qua, sono qua. Sì, sulla passerella, passerella, passerella. Se vi serve UAV lo lancio perché l'ho trovato un altro. Ah no, uno, una passerella e due sotto, occhio eh. L'ho fatto? Sotto, sotto arriva? No, è qua, qua, qua l'altro. Ah, mi ha fatto. Arriva uno dal, dal prison, dal parcheggio lì. Arrivo. I rinforzi sono in arrivo. Ma che fai? Via. I rinforzi sono. Ma Loki. Massima allerta, mi sta parando il culo. Direi che Loki no, eh. Era anche tutto prison, molto bene. Ciao. Niente. Su sopra te, ste. Sì. Ci hanno visti. Ma quelli lì hanno rotto le palle, sono sempre loro. No, non ci sono più le piastre. Sono sopra, mi sa che pushano. Sopra era un team intero, eh. Mi ha fatto fuori voi. I rinforzi sono in arrivo. Sopra di noi stanno arrivando. Siete pronti? Vai, la provo. Obiettivo sistemato. Oh, l'ho visto giù in fondo. Craccato uno. Atterrato uno. Uno a sinistra. Vai, vai, uscite. Sta arrivando da fuori, sta arrivando da fuori. Attaccatura. Dietro di me. Craccato, craccato, Welder. Vai, vai, tutto tuo. No, un altro da dietro. Uno a terra da me e un altro dall'altra parte. Qua, 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 qua. Merda. Classe in movimento. Arriva. Cassa di scorta identificata. Marco la posizione. Ehi, a terra. UAV nemico attivo. Mi ha dato coglione. Oh, ma adesso qua. Che cazzo è che gioca questo mirino? No. Che cazzo di mirino è? Arriva, raga. Arrivano. Sono morto. Non so prendermi le armi. Arriva. Gli hanno power. Ho buttato uno. No, ce n'è uno qua davanti a casetta, camioncino. Nemico a bordo. Tuo amico era dietro di me, ecco chi era. Niente secondo me.
casse in avvicinamento. Nuova zona sicura. C'è un soldato nemico. Ecco solo tu. Bastardo. Come bastardo? I rinforzi sono in arrivo. No, eh. E Lodi, sì, io provo a buttarmi su Lodi, tanto è proprio al limite. Riuscite a restarmi, raga? Me stavano mirando questi qua. Ti lascio i soldi. Prova a prendere posizione almeno. Niente sotto, eh. Prendi i soldi, raga, rimate. Andiamo in pink. Dove è ping? Sono qua. Tagliere i soldi comunque, restano lì. Ma che cazzo? Niente. Fanculo. Ah, quella squadra lì che ci faceva sempre. Sto cazzo di arma di merda. Quella squadra che ci faceva sempre? Sì, quella lì. No. Che strano. Ma qua è inutile usarla, cioè praticamente quando te la trovi davanti tutte le armi. Ma infatti non serve essere bravi. Sì, lo so. Cioè, più sei bravo meglio è, capito? Infatti a me non cambia nulla, è uguale. Johnny completamente andato. Ma facciamo una, io comunque adesso vengo a fare un brindisi per la serata, dai, arrivo. Alcol. Diretta. Un attimo. Vai, ci sono. Ci sono. Ah, si brinda un po', ragazzi. Cin cin. Questa è vodka. E non so che cosa. È rossa, però. Ha un colore stranissimo. Che bello. Alla salute di pista e di... no, non lo dico. E di Johnny Le Bottazzo e di tutti quelli che sono passati in live a salutare. Siete contenti? Non solo avete corrotto il Ren Cicciotto, pure me. Io ho un problema con il resto, raga, non vedo mai lo shop dove sia. Sono onesto. Se lo so. Allora. Ci va l'oro dopo tre bicchieri, eh. Sì, facciamo ancora due partite e poi andiamo su... sull'oro, dai. Sbagliato, stavo andando alla parte sbagliata. Così almeno. Così almeno non facciamo troppo tardi. Arma. Oh, ma dammi questa arma. Dammi. Ho marcato dell'equipaggiamento. No, lo dopo. Ah, sopra, lo dopo.
Arrivo, Ora si stanno tirando di. Quindi stasera ci sono fino alla fine, eh? Va bene, va bene. Vai, arrivo a dare. Vedo del denaro. No. Bisogna andare sopra. Non me ne ero accorto. Grappoli anche, ok. Uno sta atterrando adesso giù. Detto della morte. Oh, mi sa di averne. Oh, boccione. Non ho lanciato un altro. Occhio che c'è boccione, veramente c'è un cecchino. Occhio. L'abbiamo atterrato. Occhio qua davanti, ce n'è uno. Tetto. Avete assalto per caso? No. Il gas è sempre più vicino. Lancio una stordente. Sono scesi. Aspetta. Secondo te li colpisco? C'è così. Non ho capito, chi è che ha il nick che sembra una formula di Harry Potter? È Nico. Dall'altra parte arrivano. Oh, sulle impalcature. Dai, dai, due, tre. Sono barro, ho cercato. Una terra, lo sta restando ora, lo sta restando. Che l'hai fatto? Vai a terra. Sì, è Nicolò. Li fatti quelli sotto? No, sono ancora qui. Se dici tre volte il suo nome velocemente, tipo, iniziano a volare oggetti in giro per là. Ho provato, me ne hai portato uno, però l'ho fatto in portoghese. Ho fatto in portoghese! Ma come fa? No, ma che razza di armi c'ha? Ma scusate un attimo, questo qua l'ho appena ucciso io, ragazzi, come fa a essere già spawnato? Dai, ancora un game e poi. Cosa c'hai? Il corpo, sono stanco. Sì, doppio, triplo, bene. Guarda nel. Di una pausa. Pausa. Pausa caffè. Pausa pucce. Sì, però non dormo più. Allora vuoi fare una pausa pucce? No, lui vuole fare la pausa pugnetta. Ecco cosa vuole fare. Sì, pausa pugnetta. Pausa pugnetta, ragazzi. Ci sentiamo più tardi. Sì. Datemi un minuto e mezzo. E poi di arrivare in bagno, dici. Sì, esatto, il minuto è per arrivare in bagno, 30 secondi, 20 secondi per trovare il video. Stiamo parlando, ragazzi, stiamo parlando di investimenti capitali, giusto? Johnny? Johnny? Tu che sei di finanza, sì, perché evadi il fisco, giusto? Come... Johnny è bravo nelle finanze, va del fisco. Ma... No. Scusate, stavo litigando con uno. Facevo amicizia con questi. Secondo me Johnny fa passare
l'IVA del... scarica l'IVA delle donazioni a mio fratello. Vabbè, io l'ho messo come cura. Spesa aziendale. Spesa aziendale. Ecco, Mercedes se ne fa questi? Guarda. Serve per non perdere la testa. Ora passiamo come sicuro. Tecnica tornado! Tutto pronto! La zona di guerra! Le prugne piccole, esatto, le prugne. Stavamo parlando delle prugne piccole. Quanto sono buone le prugne. Le prugne essiccate, quelle deidratate. Quelle che mangiano gli anziani. Io le adoro. Non lo so, mi piacciono. Cosa vi devo dire? Se sono... vogliamo vincere, dobbiamo andare qua. Cosa ha pingato? Sicuro. Vai. Vado. Dio! Qualcuno apre una cassa per farlo respawnare subito. No raga, ho già sbagliato tutto. È stato un piacere. Arriverò fra qualche minuto. Ma mi sa che è vuoto qua, tra l'altro. Non vedo nessuno. Devo provarla. No, ma quando volete trovare dei soldi, ditemelo. Cioè, siete... Non, cioè, nessuno di voi tre ha trovato un soldo, ragazzi. Guarda! Oh, Nico, attenzione. Ah, vi lasci i soldi. Scusa, c'era un prof che al posto delle caramelle, ogni volta che c'era lei, una testa... di quelle impacchettate una dura. Aspetta, guarda. Vabbè, capito. Oh, chi è che sta? No, non sono stato io. Andiamo! Andiamo! Ah, che dava quelle invece delle caramelle. Madonna. Posso? Andiamo. Rambo, sei una taglia? Sono una taglia? No. Taglio lo dice qualcun altro, eh. Perché tagli? Ma poi perché voi siete già là? Io sono un po' filippico con le rocce. Ce lo c'ho portatile qua, se me lo pigli su. Sono contento. Sopra. Gente da me. Non è qui. Sì, è qui. Vabbè ragazzi, non possiamo fare nulla per lui. Un attimo, mi devo un attimo. Vengo sto con te. Dove è andato? Mi sa che è morto. No, non è morto raga, non può essere. E mi ha sciolto con un'arma che non so che cazzo sia. Come ti ha fatto a sciogliermi? A Wellgun. Ha solo headshot mi ha fatto. Stavo. No, è qua. Oh vabbè. Ma la Bison è così forte di nuovo che mi... Sì. La prendo la... Dai, dalla torre. Ma fai cagare. Che bello sentire Weller che tilt. C'è. È free? Posso buttarmi? Nico, mi sa di dare te. Nico, come stai? Au! Ma non sono lì. Me l'ho pingato uno lì. Uno qui. Ah. Ok. Sta arrivando, sta salendo da sopra. Ha lasciato le mie.
Il cocco a cubetti essiccato. Però, Ma è provato. Ma neanche il tempo di muovermi. Dai, facciamo ultima. No? Dai, ultima serie e chiudiamo. È diventato da davanti e dietro. Mario C. Oh. Mai. Mango e cocco essiccato, al massimo avrò mangiato tipo le praline di cocco, che è cocco deidratato di solito, tipo, o essiccato, sì, stessa cosa. No, non hai mai mangiato tipo i, come si chiamano, i fiorello, no? Come si chiamano? Quelle... Ma li fumo i fiorello. Che cazzo? I dolcetti, quelli che trovi in cassa. Come si chiamano? Funghetti. In cassa all'esse lunga tu trovi funghetti allucinogeni. Così, cioè, nel senso. Così, cioè, nel senso. Sei lì alla cassa, c'è lì il bambino piccolino che fa: mamma, mamma, posso prendermi i funghetti? Certo, certo, e tu gli dici: certo, piglia quanti ne vuoi. E dopo sai come sviluppa, ma sai come sviluppa dopo la fantasia, però? Ma non credo, ti rimane un blob di cioè... Oh, questa è una bandiera che non mi piace, lo segnalo, aspetta un attimo. La bandiera che non ti piace. Utilizza dei trucchi. No. A posto. Ma perché, poverino? Non ha fatto niente di male. Ma sì, ma secondo te funzionano queste segnalazioni? Ah, non lo so. Vabbè, io nel dubbio ne sto segnalando 5 a partita. Tanto attacco fenicottero. Che fretta c'era. Abbiamo. Ho capito, devo cambiare arma. Però la manco. Anche il kiwi è buonissimo. A me non piacciono i kiwi. E la vitamina C come la prendi? Dalle arance? Dai limoni? Dai limoni? Signora, i limoni! Signora, i limoni! Vuoi dire a Welder di non gridare che c'è una cimice in cucina e ci spiano? Ah. E beh, pazienza. Era una battuta questa? Era una battuta. Che l'hanno messo in camera. È una battuta questa. sì. Ah, io vado sotto, raga. È stato piacere. Sporcaccione di una welder. Non ce l'ho fatto. Ah, ma non sei tu. Cosa mi tocca sentire? Mi seguono! Mi seguono! Non ho un'arma, ho una pistola! Difendete più forte! Vengo. No, finito i muri! Non ci abbandonare, bastardo! No, chic. Avevo messi tutti a te. E anche il kiwi giallo, cos'è un kiwi giallo? Kiwi giallo è quello fatto dai cinesi, ovviamente. Anche il frutto del drago. No, vabbè. Meno male che questa doveva essere la nostra ultima partita. Nubabba di partita, vorrei dire, eh? Siamo durati fortissimo. È durata di più una mia prestazione calcistica. Cosa sta facendo quello che sta ascoltando? Come sta vedendo qualcosa? Niente. Ho tutto aperto Facebook là. Eh sì, Facebook, dicono tutti così. Ce l'ho tuo sul telefono e l'altro.
Vabbè, raga, vado a fare sto horror. Proviamo, sempre che non sia un hack che mi abbia rubato l'identità già da un po'. Oh, chi è quel Sì, hai visto bell'uomo? cosa hanno scritto? Guarda i sussurri. Vedi? Ah, è vero. Aspetta. Fate schifo entrambi. Zitti. Maleducati. Punto. Fine conversazione. Puoi chiedere se qualcuno si dice... Sa come si dice mela ripiena in piemontese? C'è qualche piemontese qua? Come Sì. si dice Non lo so. mela ripiena? No, non si Non lo so. dice. Tracy, se sei maleducata non si dice in Me inglese, vai a te lo così. scrivi? Aspetta, chiediamo a Siri, magari Siri sa. Ehi Siri, come si dice mela ripiena in piemontese? Allora che cazzo servi? Vai a che cosa ti pago a fare? Ma io non lo Dai, so, però. come dire che Siri adesso non riesce a tradurre in piemontese? No, non Io lo so, lo io non lo so. so. Come me lo scrivi così almeno voglio vedere. Cioè, non scriverlo in chat, scrivimelo sul Beh, no, gruppo. ma è molto semplice, si dice pumping. Pum è la pera, è la mela, e pin è piena, no? Beh, bella ripiena sicuramente lo è. Va bene, dopo questa cazzata andiamo a giocare Pippa Arsugo. Aspetta, come Mamma si che scrive? gioco. Come si scrive? Me lo dici come si scrive? Pom, perché da pomo prima si diceva Ok, pomo. pom. Pom, pin, piene sarebbe più o meno. Pompien. Pom, pin. E Capito? si Perché fa. pronuncia e si rispronuncia pom, pin. Johnny, stai scrivendo nella chat sbagliata. Stai scrivendo nella nostra chat. Fantastico. Solo noi ti vediamo. Io c'erei uno. Mette gruppi. Ok. Va bene, apriamo sto gioco, va. Facciamo quello tipo PS1, quegli horror tipo PS1. Che Dai, dite? vediamo bene. Dai, andiamo. Dai, Grazie per i game, dai. ci vediamo in chat per chi viene a vedere. Un bacino. Arrivo, arrivo. Ci siamo già, Ci sono già. eccolo. Ah, non promette bene come cosa, vero ragazzi? Non promette bene. Ma no, Pien. Sta arrivando pure il temporale, quindi è proprio il tempo perfetto. Aspetta, datemi un attimo. Che cosa sto facendo? La luce è qua. Allora, iniziamo già con spegnere le luci. Allora, il gioco che portiamo oggi si chiama, attenzione, è da itch.io, si chiama Haunted. Niente, non mi esce il tag horror, quindi mettiamo la tag hanging out intanto. Ok. E partiamo. Partirà? Parte così, vediamo. Oh Madonna. Dimmi un secondo. A parte il fatto che c'è il volume altissimo, fatemi fare una roba tipo mixer. Abbassiamo questo volume qua.
Ok. Ma io vorrei un attimo... È un occhio, sì, è un occhio. Ok, questi sono i giochi. Sono... What? Quanti sono? Ma ragazzi, ma sono un fottio di giochi! Io che sto continuando a girare! Facciamo... andiamo a caso? Stop! Dead Hit, vediamo un attimo. La descrizione. Dame, menzogne, omicidi, misteri e zombie nel ventunesimo secolo. Mi può piacere un gioco in terza, in isometrica così, tipo Resident Evil. Killer Bees. Effigi. Ode to the Moon. Dread Delusion. Nel mondo Clockwork, tipo, è come Clockwork Filterhead, hai detto... No, ho premuto Esc. Tra l'altro voi non... No, non lo potete vedere. Ah, ecco, guarda che carino. Hai visto? Filterhead. What? Questo? Carino! Lo sporco viene... crawling è tipo... è un movimento rachitico, tipo... Ok, questo sembra carino, sembra un prima persona con le armi. Ok, dai, partiamo con questo, andiamo di questo. Ok. Ah, è vero, perché ora che mi ricordo... mo devo fare questa cosa qua. Proprietà. Una finestra specifica. Ok, perché questo, quel launcher che c'è lì, apri diversi launcher, quindi io in questo momento ci ho aperto il gioco in un'altra schermata. Quindi devo abbassare il volume anche di questo. Dai, si va. Welcome to Philpon. Vuoi leggere il tutorial? Ma sì, dai. Ok, click to advance the slide shown array. Ok, click per mandare avanti la narrazione con la slide. Usa le freccette per muoverti e il mouse per guardarti intorno. Una volta che trovi una pistola, usa la rotellina su del mouse per tirarla fuori e clicca per sparare. Ok, e stiamo bene. Io adesso mi preparo un cicchetto, che dite? Via. Scusate, devo mandare un messaggio. Mi serve un po' di coraggio, ragazzi, cosa vi devo dire? A che gusto è? Liquore alla vodka e fragola, c'è scritto. Quindi fa schifo, di per sé. Un bel colore. Sto scaldando la focaccia. Non puoi interagire con gli oggetti nel tuo circondario se sei pronto a sparare. Ok, quindi devo togliere l'arma per interagire con gli oggetti. Clicca sugli oggetti per interagire con loro.
Ok, quindi ci saranno. Non posso donare stelle, volevo spaventarti. Ah, cazzi tuoi. Ok, quindi compariranno tipo delle indicazioni di cosa posso fare con quell'oggetto. Non c'è vita recovery, quindi non andare guns blazing. Ok, quindi non ci sono non ci sono troppe munizioni e la vita non si recupera. Homeless shelter all across of the state have reported the disappearance of several people in the. Ok, i shelter delle homeless person shelter sono sono gli stabilimenti dove vengono raggruppate le persone senza tetto. E sono state segnalate molte scomparse di persone negli ultimi mesi. Gli investigatori puntano il dito contro un guidatore di camion chiamato Louis Barton, come il primo sospettato. Avendo comunque un passato di Madonna, trasporto di cocaina oltre il bordo, non, nessuno lo può trovare. Cos'è stato? Ah no, è vero. Ah, tra l'altro è vero, devo fare una roba importante. Prima, perché queste due le ho viste purtroppo, Johnny. Cioè, questa l'ho vista. Voglio vedere una roba. Se io la disattivo dal minifeed, così non le posso vedere quando mi arrivano. Lo so. Se io vedo che non mi arrivano comunque. Vediamo. Sì, arrivano comunque. Ok, così non le posso più vedere io. Perché adesso per dirti mi è arrivato il segnalino perché c'avevo il browser acceso. Ok, il suo partner ha confermato il fatto che Barton c'entrasse con questi casi. Ok, secondo la sua testimonianza, Bartons ha reclutato un culto locale e li tiene in cattività in un posto sconosciuto. Queste testimonianze è ancora da provare reale, ma sembra che sia stato un autista di camion che ha le stesse sembianze, è stato trovato in una zona vicino a appunto uno di quei capannoni fuori Detroit. Ok. Devo cercare la zona e trovare delle prove. Ok. Oh, che cazzo è sto coso? Non iniziamo bene, ragazzi. Ok. Sì, questi sono messaggi un po' inutili, direi. Possiamo anche evitare di leggerli. Ok. Tiriamo fuori la pistola. Che bello questo lavoro qua, eh? Chi è che mi scrive questo? Aiuto. Ragazzi. No, io non voglio andare di lì. What the fuck? Che cazzo è sto robo? Cos'è? Dove?
No, 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 no. Stammi lontano. Ma che cazzo è sta roba? Ok. What the fuck is that? Dai, datemi munizioni, non ho più munizioni, non mi piace sta cosa. Cos'è sta roba? Ok, posso uscire quindi? Posso andarmene? Sì, che posso andarmene. Io me ne vado. Me ne vado, me ne vado. Non è la mia zona questa, chiaramente. Hai preso la decisione di tornare indietro. Ok, tre poliziotti vanno. Entrano nel capannone, solo uno torna indietro. La sua gamba destra è messa in malo modo, infestata con le larve. È in stato di shock. E dice due parole, feeding mom, quindi nutrire la madre prima di collassare. Non è colpa tua, ma ti senti responsabile per questo. Ah, è il finale 2. Ok, non ho capito, semplicemente pensavo di aver finito, sono uscito e mi ha dato il finale 2, cioè quello dove tu torni indietro e semplicemente ti danno, come si dice, mandi dentro dei poliziotti e ne torna solo uno. In pratica abbiamo saltato un finale, vabbè, rifacciamo dai ragazzi, non è un problema. Voglio vedere anche gli altri finali. Semplicemente il problema è che tipo i giochi di questa serie si chiudono in automatico, ok? Quando parte un finale, quindi datemi un attimo che lo rimetto. Beh, ok, riproviamo. A quanto pare quello che ho fatto io era uno dei finali, che è quello di dici no, non è un mio cazzo di problema, me ne torno a casa. Quindi facciamo questa cosa qua. Tira fuori la pistola. Andiamo proprio aggressivi. Non abbiamo paura, vero ragazzi? No fear. No fucking fear. Oh! È qua che ce l'avamo fermati. Abbiamo fatto sta roba qua. Che paura. E quindi? Cos'è sta roba qua? Sto capendo.
Quindi c'è sta roba qui. Bene, noi abbiamo fatto tutto ciò. E quindi? E mo? Cosa dovrei fare adesso? Non lo so, mi sono confuso. Sì. Vorresti dirmi che non c'è un altro finale? Veramente? Dai, non dirmi che non ci sono finali oltre a questo. Ho fatto tutto? Non so cosa dovrei fare. I tanni che non te le fanno prendere? No. Del tipo vai lì e fai così? No. Vaffanculo. Vaffanculo, Johnny. Vaffanculo. Niente, mi sa che non posso fare nulla. Cambiamo gioco allora. Dai, per fortuna che... fortuna che ce ne sono tanti giochi. Dai, chiudiamo questo, fa niente. Niente, gli altri finali non andavano, quindi concludiamo con questo. Ok, prossimo gioco. Neko Yume. Place Forbidden. Oh, the two demon. Dread Delusion. Questo sembra tipo medievale. Questo qual è? Qual è? Questo qual è? Tressi, devi dirmi quale, il nome. C'è scritto sotto. Place. A Place Forbidden. Va bene, giochiamo questo allora. Vai, Forbidden Place. Ora mi uscirà il solito launcher. In Unreal Engine. Aspetta un attimo. No, però prendimelo, mannaggia te. Wait, come si chiama questo? Ouroboros. Perché si chiama così? Ok.
Camera Bob disabled. Refresh rate 144, field of view 110. Volume così. Ok. Controls, WASD, tasto sinistro per interagire, la flashlight, quindi la torcia F, crouch per accovacciarsi è control e pausa è ESC. Perfetto, andiamo. La libreria di Ouroboros è qui, è anticlimatica. Ok, se se le leggende sono vere, leggende intendete poi rumor, sono veri, ci sono dei libri che contengono della sapienza superiore, conoscenze occulte che superano la conoscenza di ciò che c'è oltre la morte. Ok, ho avuto questi... ci interessa? Cosa dovrei fare in tutto questo? Questa porta non si apre, posso immaginare quali segreti arcani si celano qui dietro. Ok. Quindi il gioco è... ci sono dei libri. Scienza, ok, filosofia, almanacchi, ok, sono dei libri un po' senza alcun senso. As you close the book, you make out a single word scratched. Telephone. What? C'è scritto telefono. Ok, ma questo? Chiusa. Perché dovrei andarmene? Sono appena arrivato. Perché sei da solo in una stanza strana, piena di libri strani. Ma siete anche voi questo sibilo? The remaining pages have torn in their place, single piece of lined paper. L'ultima parola in ognuno di questi libri. Ma che paura! L'ultima parola in tutti questi libri. Ok, quindi telephone. Desk. Beneath the desk. Desk beneath telephone. Sotto il telefono. Sotto la scrivania dove c'è il telefono. A tutto lo staff, benvenuti. Meno male che. Benvenuti. Per fortuna che siete qui. What? Perché si è alzato? Ok, c'è qualcosa di importante? No. Però ho sentito una... oh. Una chiave. Aprirà di qua? Ok. Ok,
Non sa il nome del libro che sta cercando. Sei un avido lettore, Bernard. Non riesci a leggere questi libri, ma non preoccuparti. Ti indicheranno la strada verso la conoscenza. Se sei bloccato, pensa a te stesso come un catalogatore. Johnny! Ma vaffanculo! come un libraio. Ok. The case towards the window seems a good place. Ok, devo andare alla cassa verso la finestra, ha detto? Porta chiusa, ok. A quale finestra indicherà lui? Caghetta cosa, ragazzi? Cioè, dai. Vorrei anche dire. Devo riordinare i libri? Non ho ben capito. We lie down. Perché non c'è niente con cui possa interagire? Prima mi ha detto... Raga, ma queste erano... L'avete notato che prima erano storte? Oh, aspetta un attimo. Ho un'idea. Che siano i libri 1, 2, 3, 4. Quindi 4 è il primo numero. 1, 2, 3, 6. Intanto mettiamo 4, 6. Me li salva? No. Ok, 4, 6, 5. 4, 6, 5, 3. Ah, 4, 6, 5, 3. Ah, una chiave. No, io non ci entro qui dentro. Non mi sono mai sentito minacciato da una sedia prima d'ora. Ok, qualcuno ha cercato di chiudere questa cosa. Non posso rimuoverla con le sole mani. Sì che puoi. Non vedo cosa c'è dentro. Mi serve un piede di porco. Dove lo trovo un piede di porco? Ah, ho trovato un cacciavite.
dei libri. Com'è possibile? What the fuck? Cos'è? È tutta la stanza sotto sopra? Oh, un libro. Un libro? Te ne pentirai. Te ne pentirai. Ne pentirai di cosa? C'è qualcosa di sbagliato. Devo andarmene adesso. E vorrei anche dire, hai preso un libro in un... Cioè, c'è qualcosa che sta grattando nella mia testa. La tua mente è piccola e debole. Ok, stanno parlando di... Prima stavano dicendo, potremmo lasciarti qui a... What? Grazie per aver visitato la nostra libreria. Oh, già finito. Vabbè che sono tutte delle demo. Però... Ma ragazzi, ma sta diluviando! Fatemi un attimo controllare che ci siano le porte chiuse. Praticamente quello che hanno detto erano degli spiriti che a quanto pare hanno preso possesso della nostra mente. Vogliamo andare in ordine, quindi andiamo di questo. Arrivo subito. E niente, c'era ovviamente camera mia aperta e nessuno ha controllato. Ok, dai, proviamo questo. Madonna. Fammi un attimo. Oh cazzo. Sto rumore. Piove. Notte di... No ragazzi, questo non è il gioco. Cioè, sta piovendo sia nel gioco che nella realtà. Devo andare in bagno. What? Questo bagno minimalista è minimalmente funzionante. Datemi un attimo.
Cosa devo... Non è ora di farsi un pisolino. What the fuck? Oh, posso correre? Ma ragazzi, ma questo è un trip mentale. Non è un gioco. Devo scendere a stazione. Cosa sto giocando? Minchia, che paura. Oh. Ma che sta succedendo? Non vedo nulla e non capisco nulla. E c'è il volume altissimo, mannaggia. Scusa, datemi un attimo. Se no non capisco niente. Mi sto incastrando in questa... Dove sto andando? Cosa sta succedendo? Dove mi trovo? Cos'è sto gioco? Sono coperto di graffi e di spine? Oh, una luce verde. È difficile vedere. Ah, sono uscito. I suoni sono fatti veramente bene, devo essere sincero. Sono quasi fastidiosi, come nella realtà. Che cazzo sta succedendo? Oh, sono uscito. What the fuck? Ma ragazzi, ma questo è un trip di acidi, non è... Non può essere qua... Non può essere un gioco pensato... Mi viene da girarmi, ragazzi! Chi è questo? Johnny! Mamma in culo! What? Ah, ok, posso muovermi. È una speedrun questo gioco qua. E dove devo andare? Di qua? Di qua? No. Di qua? No. È tutto storto! Dov'è a fare in culo? Raga, mi è partito il mouse così forte che sono uscito dal gioco per un attimo. Dove devo andare? Oh, what?
cazzo devo andare? Ma ci sono già stato di qua. Sì. Di qua. Su. Di qua. Di qua. No. Di qua. Di qua. Ma è un labirinto, ragazzi, si sta ripetendo le cose. Di qua. Di qua. Di qua. Non so cosa sto facendo, raga. Aiutatemi. C'è la visuale che si sminchia troppo mentre cammino. Non sto capendo, ma sta cambiando il mondo? Mi sa di sì. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Per me questo è tipo... What the fuck? Una casa. Sicurezza, tranquillità. No, dai, pure la casa, no. Si è chiuso il gioco, è finito così. Ma uffa. Devo ammettere però che ragazzi ho un sacco d'ansia, mi ha fatto venire. Voglio provare questo, la Dread Delusion. Vediamo com'è. Attenzione. Boh, era stranissimo, ragazzi, ma mi è piaciuto, devo essere sincero. Cioè, non so come spiegarlo. Il fatto che sia stato tutto impestato mi ha un sacco... Mi è un sacco piaciuto. Non me lo prendi sto gioco? Sì che me lo prende, bravo. Qualcuno ha detto funghetti alla casa. Sì, effettivamente stavamo parlando prima dei funghetti alla casa e è proprio quello che c'è. Sta successo. Boh. Comunque, carino. What? What the fuck? Ok, scusa un attimo. Controlli. Wow. Attacco di spada o magia? Mirino o blocca? Equipaggia spada. Usa oggetto, muoviti, salta. Cambia oggetto, cambia magia. Corri, inventario. Inventario. Non ho niente.
Stai davanti a un avatar del Clockwork Dog, God, la divinità degli orologi. No, fa dei suoni abissali, abismali, cioè sono dei suoni molto particolari. Mentre si connette al network di macchine e magia in tutta la città, che si propaga per tutta la città. Non hai idea di perché sei qui. Chiamato dinanzi all'avatar in persona è una cosa veramente rara. Sei il soggetto numero CXLII. Confermi? Confermo? Soggetto CLI, i tuoi dati richiesti, la tua vocazione. Credo siano le due classi, quindi con la spada, fisico o intelligenza. Posso decidere quale dei due essere. Iniziamo con la magia, presumo sia. Ok, ah, ho aumentato di uno la mente. Ok. Ok, va bene. Non ho ben capito che cosa. Ok, ho scelto di essere l'intelligenza. C'è scritto su Telegram quando è tipo. Guarda. Oh madonna, c'è un ragno sul. Oh madonna. Sei pure schifosissimo. No! Tu non sei. Non sei reale. È ok che stia giocando agli horror, ragazzi, ma i ragni no, eh. Ma no, ragazzi, io ho paura dei ragni. Non posso. Non posso! È lì sul muro che mi fissa. Guarda. È lì, è quello lì. Vedete, quel robo lì è gigantesco. Tom, fai qualcosa. Vieni qua. Salvami tu. Tom, c'è un ragno lì. Ci pensi tu? Dove di quello? Attacca. Attacca. Non mi guardare così, Tom. Devi attaccare. Difendi il tuo padrone. Schiaccialo con una ciabatta. Ho troppa paura. Sono veramente aracnofobico io, ragazzi. Il gatto stava guardando il soffitto. Ce ne sono altri? Dai, ma non vale. Il ragno whisky. Io vorrei giocare, ma c'è il ragno. Ok, non vivo più qui, io cambio casa.
Niente ragazzi, è stato un piacere streamare per voi. Voi vi stai spruzzando? Ho preso il raid delle vespe. No, ancora lì! Tom, non... Tom! O lo uccidi? O lo uccidi, Tom! Oh, sta funzionando, sembra mezzo morto. Mi serve qualcosa? Dategli qualcosa! Ho una scarpa! Vai via! Non so se l'ho ucciso, ragazzi. Intanto il gatto continua. Cioè, il gatto che continua a fare avanti e indietro, è qua. Smettila, Tom. Forse ce l'ho fatta. Mi servi come protezione. No, vieni qua. No, mi servi. È la mia guardia del corpo, Tom. Mi spiace, sei la mia guardia del corpo adesso. Tu sarai con me. Aiuto! Era gigante, ragazzi! Ma perché i ragni sono così grandi? Perché i ragni devono essere così? Perché mi vuoi? Perché vogliono me poi i ragni? Mi vengono proprio a cercare. Tom, dove stai? No, ma c'era il ragno lì! Quanto sei coraggioso? Ho addirittura affrontato un ragno, eh? Eh? Mannaggia voi! No, oh, che carino! Ok. Siamo tutti bene, ragazzi, più o meno. Finiamo questo gioco e andiamo, ok? È stato lo spettacolo più bello di sempre. Andate a fare in culo. Tu cosa sei? Ah, la città di merda e acciaio. Ok, scusa. Ok, questo qua ha detto che mi terrà d'occhio. Johnny! Brutto bastardo! Sei un bastardello. Ma perché quando salta fa... una pozione. Pozione della vita. Ok. Di rumore che fa però. Controlli.
Controlli cosa? Come si scrive Scary Movie? Ma io vorrei imparare delle magie. Da quel che ho capito ci sono in questo gioco. Oh, là c'è un robot. Oh. Te cosa hai in fronte? Vai a fare in culo. Ho acceso la luce di guardato per terra. No? Salvataggio è disabilitato in questa demo. Ma io vorrei imparare una magia. Sì. Ah, ok, nella demo non. Ma questo è un gioco completo, probabilmente. Come stai, Francesco? Tutto bene? Io sto cercando di imparare come si usano le magie. Subject number, you're present here. Ok, sì. Lascia questa città. Ah. Oh! Cosa mi ha attaccato un'afflizione? Cos'è? What the fuck? Ogni volta che uso quell'abilità divento corrotto? Hai trovato un gettone, una moneta. Hai bisogno di una chiave. Ok. Non sto capendo. Però il salto mi fa troppo ridere, come rumore. Tu lo sei, sei buono o cattivo? Ok, mi ignori, perfetto. Hai bisogno della chiave. Vabbè, però. Non ho capito, questo è un horror o è semplicemente tanto per. Il momento non mi sembra molto un horror, sembra più un gioco che giocherei volentieri. Potrebbe aprire un appartamento qui vicino, questo qua sopra magari? Sarà l'altro? Ma tu cosa sei invece? Ok. Attenzione. Non capisco nulla di sto gioco. Andiamo di qua. Ma sembra un gioco così bello. Perché dovrebbe essere un horror? Cioè, guarda che figata! Pozione della stamina. Bisogno di una chiave. Mannaggia il cazzo, però. Chiavi ovunque, mi chiedono.
Cosa cazzo è quel robo lì? Ma anche questo gioco non era niente, ragazzi. Ma io mi aspettavo di più. Guardate. Snowy Castle. Killer Bees. Insomnio. Erasure. Effigy. What? Sauna 2000. Haunted PS1. Ma hanno un po' deluso, questi giochi. Cioè, non dico che siano brutti. Ma aspettavo un po' più di horror. E inoltre avevo scaricato anche un altro gioco, ma giocheremo la prossima volta, probabilmente. Che quello dovrebbe essere un pochino più horror. Questa qua era carina perché queste qua di solito sono molto belle come... Voglio fare una roba... Provo a farmela... A rasciarmela un attimo velocemente. Sto gioco qua. Perché voglio assolutamente riprovarci. Ok, proviamo velocemente a rifare tutto quanto, magari non... A quello del becchino ci hai giocato? No, non ancora. Voglio vedere se riusciamo a trovare qualche cosa da fare in questo gioco qua, perché... Ok che è una demo. Ok che è una demo, però vorrei comunque interagire con qualcosa. Cioè, così non è niente per me. Ma quello del becchino. Ma qual è quello del becchino? Questo in teoria era l'ultimo gioco della serata. Domani. Forse domani ci sono. Volevo portare quel gioco lì di Siren Head, che sembra interessante. Per chi non lo sapesse, Siren Head è una creepypasta. È abbastanza famosa e c'è un po' di storia dietro interessante, secondo me. Mad Cade Key. Quello delle salme. Ok, dopo ci guardiamo. Che altro, boh, questo gioco qua a me piacerebbe. Se fosse un gioco completo ci giocherei. Più per l'estetica, tutto così mi piace a me. E se fosse un gioco tipo... O sei un mago, o sei un cavaliere, queste robe qua io le adoro. Cioè i giochi RPG... medievale fantasy sono veramente una cosa che io adoro. Oh, una monetina. Più che altro nella demo che ci facevano vedere c'era pure un cavaliere con cui parlavi, cioè c'era un po' di interazione. Quindi la fine del gioco era attraversare il ponte che c'era di là. Vabbè, intanto cerchiamo di esplorare quanto più possibile ci sia. Ah, ok. Capito, capito.
E vabbè, comunque in questi giorni vi faccio vedere un po' come si usa Itch, così possiamo sei letterato. Oh, figa come cosa però. Carina, ho scelto di essere la forza bruta, quindi ci sta che non sappia cosa devo fare. Cioè che non sappia leggere. Figo, figo. Ok, qui troviamo la chiave, ma io ne ho trovata anche un'altra, oltre a quella che ho già. Ma anche il fatto che ci sia l'oro, cioè, mi fa pensare che ci sia di più, o che ci potrà essere di più. Scusa, la chiave che ho, che cosa apre? Mad Cade Key. Una chiave coperta di sporcizie. Ah, magari apre la torre che c'era giù. Ciao Marco, grazie per il like. Buonasera anche a te. Ah, parlavi di Mortuary Assistant il gioco, ok. Ho capito adesso cosa intendevi. The Mortuary Assistant mi piacerebbe portarlo in live, ma quello che ho notato è che funziona a serie e le serie ogni tanto devi rifarle più e più volte. Scusa, la chiave che ho trovato. E quindi finisce qui. Vabbè, chiudiamo qui, ragazzi. Cioè, in tutto questo. Questa serata quello che ha fatto più paura è stato il ragno in camera mia. E Johnny che manda le donazioni. Anzi, no, il momento più spaventoso probabilmente è stato quando Aldo ha accettato la sub. Quello è stato orribile per me. Non li sto capendo questi minigiochi. Dovrebbero essere delle demo, tutte racchiuse in un unico gioco. Ok? E sono delle demo che sono. Giochi in stile PS1, quindi con grafica di quel genere e anche un pochino retro lo stile di combattimento di gioco in sé. Problema è che alcuni di questi sono completamente vuoti. Cioè, per esempio, quello lì, questo qua che abbiamo appena fatto, secondo me sarebbe un bel gioco, ma che c'entra in una Haunted PS demo? E infatti per quello io comunque avevo scaricato Siren del gioco, però cioè, si è fatto comunque una certa e a sto giro non conviene chiudere e farlo una sera un pochino più organizzato. Anche perché sta arrivando il temporale, quindi tenere il computer acceso non è una buona idea. Comunque sono contento, è stata una bella serata, abbiamo fatto il nostro sub day, ci siamo divertiti tutti insieme, È stato molto bello, devo essere sincero. Va bene, ragazzi, quindi noi quindi ci salutiamo qui. Come sempre, un bacione e un abbraccio dal vostro Brambo. Buona serata, buonanotte. Fate bravi, fate buoni. Ci vediamo prossimamente con una prossima live. Magari una live horror, che dite? E con i giochi veramente horror.
Continuiamo magari The Mortuary Assistant. Oppure proviamo quel Sirened che ho scaricato, che potrebbe essere interessante. Va bene, ragazzi, buonanotte. Ciao a tutti.